La leggenda di Romolo e Remo. Quando Roma divenne una città ricca e potente, il popolo romano inventò una leggenda per rendere nobile l'origine di Roma. Racconta la leggenda che il dio Marte e Rea Silvia un giorno si incontrarono e si innamorarono perdutamente. Del loro amore nacquero due gemelli, forti e robusti come il loro padre. Ma il cattivissimo Amulio, zio dei due gemelli e re della città di Alba Longa, fece imprigionare Rea Silvia e ordinò ai suoi servi che i gemelli fossero messi in una cesta e gettati nel fiume Tevere, affinché la corrente li trascinasse via e li portasse via per sempre. Amulio temeva che da adulti due bambini potessero governare al suo posto. La cesta si incagliò fra i cespugli sotto il colle palatino. Fortunatamente una lupa che passava vicino al fiume trovò i due bambini, si avvicinò a loro, cominciò a nutrirli con il suo latte e a riscaldarli. Poco tempo dopo, Faustulo, un pastore che abitava da quelle parti, vide con grande stupore la lupa con i gemelli e decise di portare i due bambini a casa sua e di adottarli. Il pastore chiamò i suoi figli adottivi, Romolo e Remo, e li allevò con molto amore. Quando furono grandi, Faustulo disse loro di non essere il vero padre e raccontò tutta la verità. Saputa la loro storia, Romolo e Remo uccisero il perfido Amulio e liberarono la madre Rea Silvia. Decisero inoltre di fondare una città proprio sul colle, dove la lupa li aveva allattati. Chiesero consigli all'indovino per sapere chi avrebbe dato il nome alla città e chi ne sarebbe diventato il re. L'indovino rispose che Romolo doveva andare sul colle Palatino, mentre Remo sull'Aventino. Da lassù avrebbero guardato attentamente il cielo, studiando il volo degli uccelli per capire che cosa avevano deciso gli dèi. Remo fu il primo a vedere un gran numero degli uccelli, sei avvoltoi con le ali immense che volavano proprio sopra la sua testa, ma poco dopo Romolo ne vide ben 12. A quel punto i due gemelli cominciarono a litigare. Sono stato io a vedere gli uccelli per primo, disse Remo, ma io ne ho visti molti di più, esclamò Romolo. Quindi sarò io il re della nuova città e la chiamerò Roma. Poi prese un bastone, disegnò un gran quadrato per terra e disse: ecco i confini della mia città. Nessuno dovrà superarli senza il mio permesso. Ma Remo, arrabbiatissimo, non l'ascoltò e calpestò la linea tracciata dal fratello. Romolo allora tirò fuori la spada e ripeté: chi passerà il confine senza il mio permesso morirà. E uccise Remo. Romolo diventò il primo re di Roma e governò con saggezza, aiutato da 100 senatori. E la sua città diventò la più bella e grande città di tutto il mondo antico, capitale di un immenso impero. Video realizzato per bambini. Immagini reperite su internet o su libri. Maestra Giusi, arrivederci.